Queste sono tra le immagini più belle del tifo amaranto, l'ideale per cominciare a raccontare la storia centenaria della passione per il Livorno. Lo stadio cremito sullo sfondo di decine e decine di foto delle formazioni amaranto, le immagini delle feste promozione degli anni prima e dopo la guerra, quelle legate al momento della nascita del tifo organizzato negli anni 70 e poi quelle del periodo d'oro di fine secolo e degli anni 2000. Ecco il percorso ideale della passione labronica. Nei primi decenni della storia del Livorno, il tifo è estemporaneo, piccoli gruppi di amici che lanciano cori, altri che si organizzano per andare a vedere partite in altre città o presenziare ai momenti più importanti della vita della società. La famosa invasione di campo nella gara con il Monza fa nascere l'etichetta di Livorno come piazza calda e a rischio per gli avversari e gli arbitri. Nel 1973 nasce il primo club organizzato ed è intitolato a Mario Magnozzi. Di lì a poco i club si moltiplicheranno fino ad arrivare ad essere più di 20. In Curva Nord cominciano a comparire i primi striscioni e nel 76 nasce il primo gruppo Ultras Livorno, a cui si affianca l'anno successivo il gruppo Ultras Fossa. Nascono le coreografie per sostenere la squadra, si canta l'inno, lo stadio si riempie di bandiere, si lanciano coriandoli e si accendono i primi fumogeni. Cominciano a delinearsi anche amicizie e in alcuni casi gemellaggi e fortissime rivalità con altre tifoserie. Negli anni 90 il Picchi regala spettacoli coreografici in varie occasioni, soprattutto quando torna l'atteso derby con il Pisa. Il 1999 è una data spartiacque. Nascono infatti le BAL, Brigate Autonome Livornesi, fenomeno del tifo che farà notizia. Il gruppo nasce grazie alla fusione di tutti i gruppi ultras presenti precedentemente in Curva Nord. Lo scopo è quello di dare una linea unica all'espressione del tifo e una maggiore organizzazione. Le BAL hanno una forte connotazione politica e sociale che si rifà ai principi di sinistra. Sono tra i promotori dell'iniziativa Fronte di Resistenza Ultras, insieme agli ultras di Ternana, Ancona, Casertana, Savona e Cosenza. Un fronte che si prefigge, come fine, quello di contrastare l'ideologia di destra all'interno delle curve italiane. Nei 5 anni di vita delle BAL, Livorno è al centro delle cronache. Il gruppo viene colpito da numerosi provvedimenti, fino ad arrivare a 500 DASPO in un'unica stagione calcistica. Una situazione che, unita ai molti decreti governativi, porta allo scioglimento del gruppo. Dal 2007 le BAL non esistono neanche in maniera non ufficiale, fino all'ultimo bandito era lo striscione usato dalle stesse dopo l'autoscioglimento. E la curva livornese si è divisa in due gruppi, Livornesi e Visitors. Negli ultimi anni alcuni tifosi della vecchia guardia e molti giovanissimi collaborano per organizzare il sostegno alla squadra.
Dalla Nord arrivano molto spesso prese di posizione sul fronte sociale e politico e una netta battaglia all'introduzione della tessera del tifoso. Il tifo al Picchi è sempre caloroso, mentre in trasferta le presenze sono limitate. I club organizzati, con i propri iscritti che popolano curva, gradinata e tribuna, cercano di continuare il proprio lavoro di coinvolgimento tra mille difficoltà e di proporre momenti di festa e incontro con la squadra. In generale, la passione per i colori amaranto è sempre forte, anche se deve fare i conti con un sistema calcio che non incoraggia più la presenza allo stadio e l'entusiasmo di un tempo.